Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un'invasione abbastanza particolare, un'invasione di zombie, e il sindaco ha chiesto il nostro aiuto. E partiamo con la prossima missione, con la pioggia che cade. No, non risponderò al cellulare. 700 metri. Hello? Get to the others. Come to the broken shillelagh. I don't al broken shillelagh. Too bad. I'm done fucking around. Tra l'altro mi sorprendo moltissimo di come sto giocando molto quasi tranquillo, si può dire, molto come se effettivamente fossi veramente su un gioco che non conosco, perché effettivamente quando ho fatto la serie sulla Play 3 avevo tutti i DLC aggiuntivi che ti aggiungevano cose che a me non servivano, per carità, tipo i 1000 bonus, tipo guadagni già il 10% in più dalle attività, il 100% dalle... Non me ne fregava niente, a me piaceva il gioco di per sé, ma effettivamente vedevo che i soldi li guadagnavi subito, senza troppa difficoltà. Qua invece proprio devo decidere su cosa spendere i soldi, cosa che in un Saints Row difficilmente mi capitava più. Eccoci qua al Broken Shillelagh. All right, I'm done fucking around. I want Kilbane. You want to hurt Kilbane? You gotta hurt his reputation. So what? We humiliate him? Can't we just kill the bastard? Take Kilbane's mask and all that's left is Eddie Pryor. It's worse than killing him. Troppa luce, troppo riflesso. Angel's thing. Kilbane would never agree to fight Angel. He's more scared of Angel than me. Beh. Yeah, no offense, but you're kind of ridiculous. Relax. You're gonna look hot in the speedo. Va bene, andiamo con Angel a prendersi la sua reputazione. Kinsey left you that weapon. Which? The RC gun. You'll need it to take control of the luchador's vehicles. Okay. Can't we just shoot them? These are supposed to look like accidents, remember? Is it gonna certo, work certo. Mm. Wonderful. Madonna, Kinsey, che patata che è. Is Kilbane really that afraid of you? Knows I'm better than him. And you think he'll fight me? If there's no more contenders, he'll have to. I bet. We just kill him. Easier? Yes. But nothing worth doing is easy. When you raise Kilbane's mask to the screaming crowd, you'll know you made the right choice. Lo so, Angel. So. Lo so, lo so. Murder bro! That's right, folks. Get those hepatitis vaccines updated because the blood will be flying soon at Murder Ball 31. Right you are, Zach. And who che tra l'altro questo qua con la voce più profonda dovrebbe essere a Van Damme, se non ricordo male. Oh, you know, opponents have been arriving from all over to face their fears and meet the architect of their demise. So stay tuned as the press conference will be coming to you live from the Three Count Casino within the hour. I can't wait. Murder ball! È quella la macchina? Mad Mangler. Do I need to be worried you'll send non riesco back a prenderla. Quando è che posso? Oh. From your bone at least. Oh god, I didn't do that. Ecco fatto, uccidiamo un po' di persone a caso. Uccidiamo il professor Genki. Professor Genki. Aia che male. Allora, un po' di stag giusto perché già che siamo qua. Perché no, facciamoli fuori. Eccoli qua. Ce ne mancano ancora un po'. Ecco qua. Ma scusa, non potresti uscire dalla macchina e dire aiuto? Non sono io che la controllo. Helpatemi. Manca ancora una persona. Fatto. Verso il distributore. Cerchiamo di farlo sembrare totalmente un incidente e non qualcosa di premeditato, che qualcuno stava guidando la macchina ovviamente al posto suo. Eccoci qua. Che tra l'altro potrei, ecco esatto, farla benissimo esplodere già ora. È andata malissimo, però vabbè. Non siamo andati proprio contro la pompa di benzina. Mm-hmm.
Ah, guarda, ora ci sono i cosi. Years ago, Mad Mangler Merle Roberts e Luchador, slated to compete in the upcoming Murder Brawl 31, ran over several pedestrians in what witnesses say was a rage-induced vehicular massacre. His body is being pulled out of the fiery wreckage as his career ended at a dead end. This is Jane Valdosta. The breaking news report. Bam. Dove siamo? This thing's pretty fun, Kinsey. Got bored one night and threw it together. You need to get laid. Electronics are good for that too. Didn't hear that. E invece l'ha detto proprio, mi dispiace. Ed eccoci arrivati. Qual è la barca che devo prendere, Angel? Una di quelle, totalmente a caso? Va bene. Ecco fatto. Ma come facevamo a sapere che quella era quella giusta e non quella sbagliata? They promised me boating was safe. Dudes, dangerous things. Not as dangerous as helicopters. Trashcan Teddy is on a sky tour of the city. Sky tour? Know your enemy. Know yourself. Questo è vero. Paradadadan. More breaking news. Blood has chummed the water of Steelport as two boats lost control within minutes of each other, resulting in the deaths of the drivers, other boaters, and partygoers on a nearby pier. Is this a boating stunt gone horribly wrong? Uh-huh. Or is death smoothing out a wrinkle in his design? Dov'è? Eccolo là. This is J. Valdosta with a breaking news report. Devo... Ecco, questa è la parte più difficile. Questa è la parte veramente più difficile, perché riuscire a farli scontrare non è per un cavolo facile. Anche perché il tipo lì è lontano, guardalo, non... perdo il segnale se mi avvicino. Se mi avvicino troppo perdo il segnale. Guardalo, guardalo, che continua a muoversi. Stai buono lì. Ciao compagno elicottero! That's done. There any more? I saved the worst for last. È il presidente. What? He's reached out to Stag for protection. He's afraid that Kilbane will try to kill him. E aveva ragione. He's right. Time to take over a tank. I think Stag's about to cause an accident. Già. Tutti quelli che devono proteggerlo stanno per ucciderlo. Parabarabam. This just in. It was shades of the great bootlegger recall of '07, as yet another mechanical failure resulted in a fatal mid-air helicopter crash. Accostatevene, andatevene a casa. Steelport, a word of advice: pull over now. This allora, is Jane Valerama with a news report. Prenderei quello là. Sono già esploso. Ecco fatto. Ehi, sono qui, Il tuo obiettivo sono io. Dai, mancava mezzo colpo, magari. Porca, eccoli. Ecco fatto, addio anche al presidente. È il presidente. Ladies and gentlemen, the Stillwater Butcher has graced us with their presence. Beh, non è che ha proprio detto quello che c'era scritto, The best. The best is beating Sway the Spider God in a Tijuana scaffold match. Non era Uomo Ragno, ma Spider God. The world title 13 times in one night. The best is winning a last man standing match with two broken legs. Trust me, little Icarus. You're flying. Sta frase è bellissima. Oh my god, quit being a bitch and put your mask up. If you want to be broken by the walking. Guarda il tipo sotto com'è incredulo. Ti farò il culo. Tra l'altro sto errore l'hanno tenuto fin dall'originale, che rimaneva la scritta lì,
Ma peccato per poco, eh. Niente bonus, peccato, peccato. Però se abbiamo guadagnato qualcosina, andiamo a spenderlo in un negozio di armi. Eccolo qua, $30,000, perfetto. Voglio quel motorino, voglio quel motorino, voglio quel motorino. Ce la farò, ce la farò, non ce la farò. Allora, aspetta. È scappato, niente. Allora, vediamo. Io farei... Ah, era 26, non 36, sono scemo. Ah, tieni allora, tutti e due. Becca qua. Mi ricordavo 36, che stupido. Ottimo. Ora dovrei avere un'arma potenziata per ogni slot, giusto? Era uno dei trofei, ottieni un'arma potenziata per ogni slot. Però mi sa che questa non conta, perché è già al suo massimo, diciamo. Vediamo com'è il fucile. Ah, ok, questo... ecco com'è che funzionava. Non me lo ricordavo più, mi ricordavo che la modalità cecchino si metteva in automatico. Ottimo, perché così abbiamo un fucile ottimo con una buona potenza d'attacco e un fucile da cecchino. Vedi? Certo, non è potente come un fucile da cecchino che con un colpo fa saltare la testa, però è già qualcosa. Quindi dobbiamo potenziare una di queste. Una di queste qua. Vediamo, Qual è l'arma migliore da potenziare? La più semplice sarebbe questa. La più difficile sarebbe questa. No, mi rimangio quello che ho detto. La più difficile è questa qua. E beh, anche il fucile da cecchino se la batte bella forte, eh. Siccome il fucile da cecchino alla fine so che lo utilizzo, mentre il resto, punterei a potenziare una di questi due. Io farei il fucile da cecchino però, perché so che lo utilizzo, nonostante quello che ho appena detto di quest'arma. Va bene? Vuoi che io spenda un sacco di soldi gioco per potenziare un'arma? Va bene, lo farò. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.